fare. Io oggi con lo spirito moderno, se un papa gli criccasse da bruciarlo, direbbe d'accordi col governo. Bene, allora per chiudere questo spazio pasquino di anonimo, leggerò una breve poesia dal titolo L'occupazione. Sentendo quel che dice sto governo, sembra che l'occupazione è più facile di un terno. Non è più come qualche anno prima che te dovevi sbattere perdendo la stima. Ma a vede bene quanto in tasca t'entra, ah oh, che t'ho da di. A me mi pare un vecchio mantra, un pollo a me e lo stesso pure all'altri, magari più de tre. Così vanno risorde, vanno risorve, facendo gli scartri. Ma io non ho ben capito che mondo è questo, dove chi vuol lavorare non è che il tacco di un uomo onesto. Allora siamo con Pino Acquafredda, che è uno degli animatori, anzi è il presidente del premio Albero Andronico, che ha appena chiuso la sua undicesima edizione e contestualmente ha aperto la dodicesima. L'ha chiusa il 9 marzo nella sala della Protomoteca nel Campidoglio con una bella cerimonia, se non altro molto partecipata. Allora innanzitutto buonasera Pino. Buonasera, buonasera a tutti voi. Pino, un grande successo. Beh, abbiamo notato per esempio la presenza, quelli che una volta si chiamavano VIP, cioè di persone del mondo dello spettacolo, del giornalismo, che prestano il loro sostegno alla poesia. Poesia che, gestita come l'avete gestita voi, è riuscita a mettere insieme, questo è il primo dato, giovani e senior. È vero, la poesia ha qualche strumento in più, però quando si raggiunge un risultato culturale di questo spessore, forse dovrebbe interessare oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Sì, no, questo senz'altro è molto bello, è un po' un fiore all'occhiello del nostro premio, quello del carattere intergenerazionale. Come avete potuto vedere dalla cerimonia di premiazione di venerdì, abbiamo premiato dei dodicenni e anche un signore che si è espresso attraverso la poesia, che è nato il 6 giugno del 1913. Ha compiuto 104 anni, ne compirà 105 fra poco, e questa è una testimonianza bellissima del carattere intergenerazionale del premio. Ovviamente tra i 12 anni e i 104 ci sono tutte le altre classi di età, quasi tutte le altre classi di età rappresentate nel concorso, insomma. Ed è bello anche sapere che partecipano persone non solo da Roma dove siamo nati, diciamo,
ma da tutte le province italiane. Infatti abbiamo coperto il 100% delle province italiane con i concorrenti, ma anche da tanti paesi europei e non. Hai visto, hanno partecipato da Albania, dall'Argentina, dall'Australia, dal Brasile, anche dalla Bosnia, Bulgaria, Colombia. Posso andare avanti con Cuba, Finlandia, Francia, Kenya, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, insomma, quindi un bel giro del mondo per la nostra lingua, per il nostro concorso. Tra l'altro c'è una sezione... Sì, vai. No, tenevo a precisare, io sono il presidente onorario del premio, è giusto citare anche il presidente che è Salvatore Fruscione, io sono diciamo il fondatore del premio, quindi... questo per una completezza di informazione. Certo, e l'altra che il premio. Allora, per completezza di informazione, diciamo pure che si tratta di professionisti che prestano la loro opera volontariamente e, devo dire, una giuria importante, numerosa, con tanti bei nomi, che fa un duro lavoro di selezione, non tanto per selezionare, Pino, mi sembra di capire. Ma intanto sì, grazie, perché un altro nostro vanto è proprio la giuria, è formata da più di 40 professionisti, ognuno nel proprio campo presta quest'opera assolutamente di volontariato, come anche tutti noi dell'associazione prestiamo un lavoro di volontariato per portare avanti questo premio. Come sai, è difficile gestire un'associazione in carenza di risorse di qualsiasi tipo. Di compensi, certo. Niente, quindi questo premio attraverso la poesia, ma poi voglio ricordare che il premio non è dedicato solo alla poesia, ma anche alla narrativa, alla fotografia, ai cortometraggi. Proprio con il nuovo bando che è online ora sul sito www.alberoandronico.net è aperto anche alla pittura, quindi ci si può sbizzarrire in tante forme, in forme d'arte, inviando il proprio materiale con la sicurezza che questo materiale sarà valutato da persone più che esperte e soprattutto nella massima trasparenza. No, devo dire che per diverse ore la sala della Protomoteca è stato proprio un luogo di contaminazioni, perché le premiazioni sono andate avanti declamando chiaramente le prime posizioni, poi c'è stata la proiezione delle fotografie, dei cortometraggi, insomma c'è modo di toccare con mano qual è il livello dell'espressione oggi in Italia. Ecco, io ti faccio proprio questa domanda, di solito noi ce le caviamo con la seguente formula: che poesia fa? Un po' come se fosse un'osservazione meteorologica, però è molto importante rispondere da presidente, anche se onorario, comunque persona che ha avuto a che fare strettamente con selezioni vastissime, perché hanno partecipato centinaia e centinaia di opere. Che poesia fa oggi Pino Acquafredda nel nostro paese, anche un po' all'estero, visto la lunga lista di paesi dai quali avete ricevuto le opere? Ma guarda, questa è una domanda che dovremmo rivolgere più ai giurati di sezione, però ti dico anche dall'esperienza, per l'aver letta, perché poi è un piacere anche al di là del concorso leggere le opere che arrivano, molto eterogenee, ci sono dalla classica poesia in rima a poesie che hanno seguono degli altri filoni, quindi non si può, alla sua domanda che poesia fa, è molto, molto variegato, come fosse il tempo di oggi a Roma, insomma. Ecco, però io molto... dalle parole che tu hai usato durante l'introduzione ho colto sì, soddisfazione per il lavoro fatto, però anche un certo interesse nel materiale giunto. Ah, sicuramente sì, perché un conto è la grande partecipazione, e quello è già un successo, perché da una piccola associazione nata tra Balduina, il quartiere della Balduina di Montemario a Roma,
sapere che il bando viene eletto negli Stati Uniti o nel Kenya, oppure, come è successo, una delle televisioni più viste, che è Al Jazeera, parla del nostro premio, è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per noi, ma anche come di tutti i partecipanti, e quindi Albero Andronico diventa sempre più una palestra di cultura, una palestra per nuovi talenti, e nuovi talenti non sono necessariamente i giovani, ma possono anche essere dei nuovi talenti a 70-80 anni, insomma, come è successo. Sì, questa è un'altra... È un'altra caratteristica, beh, dal padre di Sgarbi in poi, diciamo così, abbiamo aperto questa terra degli autori ultra settantenni, ultra ottantenni, e che evidentemente hanno qualche cosa da dire di importante. Del resto, appunto, questo secolo ne ha di spunti, di riflessioni. Io volevo con te l'ultima domanda. Soffermarmi appunto sulla poesia vista dal punto di vista del mercato editoriale e soprattutto dell'audience, chiamiamola così, perché varrebbe la pena sensibilizzare le istituzioni sull'importanza della poesia come linguaggio e soprattutto come evento, come possibilità di radunare un'audience larga e su un'attività che poi è un'attività di riflessione sostanzialmente. Sì, questo ti posso rispondere un po' di riflesso, nel senso che il mercato della poesia è sicuramente un mercato di nicchia, o quasi, in molti casi c'è un'assenza di mercato, perché purtroppo è un po' relegata, insomma, un po' un prodotto, ripeto, si sottolinea il purtroppo di nicchia, come anche le vendite dei libri di poesia, o anche se tu vai in una libreria e cerchi i libri di poesia, è sempre la nicchia anche nella libreria. Sì. È un cantuccio che invece potrebbe essere sicuramente meglio coltivato, e Albero Andronico nel piccolo un contributo a questo cerca di darlo, insomma. Bene, allora grazie Pino di questa chiacchierata, speriamo di accompagnare come Valigia Blu appunto una trasmissione della web radio, Radio Rete Edicole, dedicata un'ora a settimana, ma speriamo di aumentare, alla poesia, speriamo di accompagnare il vostro percorso, quindi di poter essere utili in qualche modo a scoprire nuovi talenti e, come hai detto tu, appunto a consolidare quelli che magari fino ad oggi non erano dei talenti e si sono scoperti in tarda età. È sempre un gran piacere. Infatti la platea è vastissima, e noi, come anche voi come radio, possiamo sicuramente fare qualcosa di positivo per la poesia, come anche delle altre forme d'arte di cui Albero Andronico si occupa. Permettimi di dirti e ribadire, sì, che è aperto è aperta la 12ª edizione del premio Albero Andronico, quindi può essere un appuntamento per tutti i tuoi ascoltatori. Per il prossimo anno in Campidoglio ci si può arrivare attraverso la partecipazione. Il bando, lo ripeto, è già sul sito dell'associazione. Bene, oggi siamo andati davvero parecchio oltre, sono le 20:14 e 20 secondi qui dagli studi di Radio Rete Edicole per questo appuntamento del mercoledì sera, la Valigia Blu. Allora Emiliano, direi che possiamo concludere qui con una certa soddisfazione. Oggi abbiamo affrontato un tema piuttosto complesso, poesia e impegno politico, e anche declamato dei bei passi, dobbiamo dire. Sì,
diciamo, ho toccato un tema molto delicato e ci siamo riusciti anche grazie alle interviste, quindi è andato tutto bene. Le poesie che abbiamo letto sono molto, molto belle.